carceri, carenza di agenti di polizia penitenziaria, presidio della CGIL stamani ad Ancona. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale delle Marche. Dunque, si è svolto questa mattina davanti al carcere di Montacuto un presidio promosso dalla CGIL per far conoscere all'opinione pubblica i problemi, le difficoltà che ci sono nel penitenziario storico. Vediamo. Il carcere di Montacuto di Ancona non sfugge ai problemi che affliggono il sistema penitenziario italiano. Celle sovraffollate e carenza di agenti. La denuncia è dei sindacati. Già la scorsa settimana, all'indomani di un triplice tentativo di evasione, il SAPE aveva rilevato che a Montacuto, a fronte di una capienza massima di 288 detenuti, ve ne sono circa 400, mentre gli agenti di custodia sono solo 120 contro una pianta organica prevista di 198. Stamane il presidio della funzione pubblica CGIL davanti al carcere di Montacuto. Noi chiediamo l'assunzione immediata di agenti di polizia penitenziaria che possano fronteggiare questo sovraffollamento che si registra un po' in tutte le carceri d'Italia, nelle Marche e in particolare a Montacuto. Però a breve ci dovrebbe essere il famoso provvedimento svuota carcere. Voi cosa ne pensate? Sì, noi troviamo un po' paradossale che tutta la macchina della giustizia, sia quella amministrativa che quella penitenziaria, svolga la propria attività per questi nuovi reati che sono stati introdotti, quali quelli di immigrazione clandestina, reati sulla tossicodipendenza, e quindi l'attività della giustizia viene monopolizzata per questi reati. Una volta che i detenuti sono in carcere, poi non riusciamo né a contenerli, nel senso che delle infrastrutture non prevedono la capienza di questi detenuti, né a vigilarli con un'adeguata forza di polizia penitenziaria. Imparare dalla crisi per...